Buongiorno a tutti, oggi vi parlo durante il primo giorno della chiusura del paese, dell'isolamento effettivo che durerà fino al 3 di aprile. Qua siamo a Catania, come potete vedere non c'è proprio nessuno. C'è un ragazzo qua che sta giocando con la palla. A parte lui, proprio pochissime persone. E questo perché è proibito l'assembramento di persone, cioè gruppetti di persone non ci possono essere. E in effetti ha senso perché 3 giorni prima, quando uscivo la sera, c'era un sacco di persone in giro. Tutti giovani a bere, a fumare ed erano, cioè, affollati, no? Quindi non aveva senso perché se vogliono impedire che il virus si diffondi, la cosa peggiore da fare è uscire in massa ed è precisamente quello che stava facendo la gioventù. E quindi ovviamente andava fermata e quindi hanno fatto questo decreto per porre fine, diciamo, a questa attività. E quindi eccoci in queste condizioni qui, che quando vai al supermercato possono entrare solo 5 persone alla volta, fino a che non escono altre 5. Quando vai nei bar, in ogni momento devi mantenere 1 metro di distanza fra una persona e l'altra. Insomma, non è un bellissimo momento, diciamo, per l'Italia. Tutte le palestre sono chiuse, i bar possono rimanere aperti fino alle 18. Poi devono chiudere. In teoria non dovresti uscire se non è proprio necessario, anche se è permesso le uscite per motivi di esercizio. Le scuole chiaramente sono chiuse, quindi sono rimasto senza lavoro per un mese senza lavoro. Cioè, all'inizio, quando avevano chiuso le scuole pubbliche, dicevo, vabbè, no, cosa bellissima, no? Non devo andare a lavorare con questi bambini, che c'è, cioè, uno sollievo per qualche secondo. Ma ora tutte le scuole sono chiuse, compresa la mia, e quindi, cioè, praticamente non ho un cavolo da fare. E in più, siccome dicono che è meglio non vederti con altre persone se puoi evitare, anche fare lezioni individuali sarebbe sconsigliato, anche se oggi ho detto a mio amico che sarei andato da lui perché voleva fare delle ripetizioni. Quindi saremmo qui in queste condizioni fino al 3 di aprile. Ovviamente tutti i voli sono anche cancellati, quindi anche volendo non potrei uscire dal paese. E anche se potessi, dovrei poi rimanere in quarantena in Inghilterra per 14 giorni, quindi neanche questo sarebbe proprio il massimo. Meno male che ho qua un sacco di libri da leggere. E poi c'è Netflix e ci sono i social, no? Quindi vabbè, uno può anche perdere del tempo lì. Io solo spero che effettivamente tutto ripartirà il 3 di aprile, perché c'è anche la possibilità che ci sarà un'altra proroga e che questa quarantena possa durare fino a non so quando, tipo a giugno o luglio, che poi secondo me sarebbe la fine del paese. Quindi mi auguro ovviamente che questo non avvenga.
Vabbè, questo, ragazzi, questa è la nostra situazione qua. Per cui mi sentivo di fare questo piccolo video per un po' raccontarvi della situazione qui.